Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Raggio di luce riempie la tua casa, mentre tu preghi il tuo creatore. Un angelo appare nell'oscurità, splendente di luce, raggiante di gloria. Maria, non temere, il Signore è con te. E benedetta tra le donne tu sarai. Tu la prescelta sei dall'eternità per essere madre del Figlio di Dio. Lo Spirito Santo su te discenderà, della sua ombra il Padre ti rivestirà. Per sempre regnerà. Dal Libro di Cielo, volume 17, 4 maggio 1925. La Vergine con la sua maternità, che adombra la paternità del Padre Celeste e rinchiude la sua potenza per compiere la sua missione di madre del Verbo Eterno e di corredentrice del genere umano. Quando guardai il sole che con tanta luce solo Adamo ed Eva godevano, guardai pure tutti i viventi, e vedendo che quella luce doveva servire a tutti, la mia paterna bontà esultò di gioia e restai glorificato nelle opere mie. Onde così feci con la mia mamma. La riempì di tanta grazia che può dare grazie a tutti senza esaurirne una sola. Così feci per la mia umanità. Non c'è bene che non possieda. In essa è racchiuso tutto e la stessa divinità per darlo a chi ne vuole. Così ho fatto per te. Ho racchiuso in te la mia volontà e con essa ho racchiuso me stesso. Ho racchiuso in te le sue conoscenze, i suoi segreti, la sua luce. 25 giugno 1925. Figlia mia, è mio solito che l'ordine della mia eterna sapienza manifesti le mie opere più grandi
prima ad una sola anima, per accentrare in lei tutto il bene che la mia opera contiene e farmela con essa tu per tu, come se nessun'altra esistesse. Quando il tutto ho fatto, in modo da poter dire che ho completato del tutto la mia opera in essa, tanto che nulla deve mancare, allora la faccio scorrere come un vasto mare a pro delle altre creature. Ciò feci con la mia celeste mamma. Prima trattai con lei come a tu per tu l'opera della redenzione. Nessuna delle altre creature ne sapeva nulla. Lei si dispose a tutti i sacrifici, a tutti i preparativi necessari per farmi scendere dal cielo in terra. Feci tutto come se fosse la sola redenta. Ma dopo che mi mise fuori alla luce, in modo che tutti potevano vedermi e prendere il bene della redenzione, mi diedi a tutti purché mi volessero ricevere. Così sarà della mia volontà. Quando il tutto avrò completato in te, in modo che la mia volontà trionferà di te e tu di essa, allora come acqua scorrerà bene di tutti. Ma è necessario fare la prima anima per avere le seconde. Agosto 1925. Onde dopo mi sono trovato in un vasto giardino e con mia grande sorpresa ho trovato la mia regina mamma, la quale avvicinandosi a me mi ha detto: figlia mia, vieni insieme con me a lavorare in questo giardino. Dobbiamo piantarvi dei fiori e frutti celesti e divini. È già quasi vuoto, e se qualche pianta c'è è terrestre ed umana. Quindi ci conviene strapparla per fare che questo giardino sia del tutto gradito a mio figlio Gesù. I semi che dobbiamo piantare sono tutte le mie virtù, le mie opere, le mie pene, che contengono il germe del fiat voluntas tua. Non ci fu cosa che io feci che non contenesse questo germe della volontà di Dio. Mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla, anziché operare o soffrire senza questo germe. Tutta la mia gloria, la dignità di madre, l'altezza di regina, la supremazia su tutto mi veniva da questo germe. La creazione tutta, tutti gli esseri, mi riconoscevano dominante su di loro perché vedevano in me regnante la volontà suprema. Perciò tutto ciò che feci io e tutto ciò che hai fatto tu con questo germe del volere supremo, lo uniremo insieme e pianteremo questo giardino. Bene, nel divin volere scorriamo ad andare a leggere il libro santo e benedetto della Divina Maria, di ciò che la Divina Volontà operò in lei e di ciò che lei operò nella Divina Volontà, come ci fanno vedere questi piccoli capitoletti che abbiamo appena letto. Anzitutto, la maternità della Vergine, che è ombra, dice Gesù, della paternità celeste e rinchiude in sé la stessa potenza del Padre. Ella ha compiuto un'importantissima e unica missione, dice Gesù, di madre del Verbo Eterno e corredentrice del genere umano. Nella potenza del Padre. Il titolo di corredentrice sappiamo bene che è stato oggetto di un ciclo di apparizioni mariane insieme agli altri due, di avvocata dell'umanità e di mediatrice di tutte le grazie, apparizioni riconosciute dalla Chiesa, che sono quelle dell'Olanda della fine dello scorso secolo, anni 60, Amsterdam, fine anni 50, inizi degli anni 60. E
dicendo che questo formerà il quinto dogma della Chiesa e sarà gloria per Maria. Un dogma importantissimo, ecco, che fa comprendere un'altra unica e singolare funzione svolta dalla Divina Maria, che io personalmente non fa nessuna impressione, perché quello che conosciamo delle opere del Fiat in Maria supera di gran lunga lo stesso titolo di Corredentrice, che pure è un titolo importantissimo, e a livello teologico, insomma, c'è chi tuttora adesso fa molte obiezioni, ma saranno, a mio avviso, tutte quante superate, destinate a dissolversi come fumo al vento, perché questo dogma si farà, certamente. E la Divina Volontà troverà i tempi e i modi per superare le obiezioni. Ora, è bellissimo il paragone di Maria con il sole, no? Il sole che ha tanta luce da illuminare tutti, e la Madonna che ha tanta grazia, che può dare grazie a tutti senza esaurire una sola, no? C'è questo principio che Gesù qui spiega, principio, figuriamoci, altamente biblico. Ricordiamo sempre che le rivelazioni private sono sempre una esplicitazione di ciò che direttamente o indirettamente o implicitamente è già rivelato. Quindi anche questo principio operativo fuori di sé, della Divina Volontà, quindi del concentrare le cose in uno e poi espanderle su tutte, lo vediamo già nella creazione, insomma, no? Se Adamo si fosse conservato in grazia, questa dottrina della Chiesa, tutta l'umanità avrebbe conservata la grazia della giustizia primordiale con tutti quanti i doni annessi. Li ha persi lui e li abbiamo persi tutti. Le conseguenze nefaste cadute su di lui cadono su di tutti, cadono su tutti, senza che ci sia una colpa, come dire, in senso stretto personale da parte dei suoi discendenti. Quindi lo sappiamo che è così. E la stessa cosa è successa nell'opera della redenzione, come Gesù poi spiega bene nel secondo paragrafetto, no? Quindi, nessuno sapeva nulla dell'incarnazione se non Maria Santissima. E dice Gesù, e trattai con lei come a tu per tu l'opera della redenzione, come se fosse stata solo per lei. Feci tutto come se fosse la sola redente. E lei che cosa ha fatto quando ha saputo tutto questo? Tutti i preparativi possibili di questo mondo, tutti i sacrifici e tutti i preparativi necessari per farmi scendere dal cielo. Per cui ella beneficiò, come sappiamo, della redenzione in maniera del tutto privilegiata e singolare, perché ottenne l'Immacolata Concezione in vista dei meriti della redenzione. E fu la prima a conoscerla e anche a creare le condizioni. Abbiamo visto nella meditazione dei giorni scorsi perché potesse verificarsi, compreso e lo spandere con la Divina Volontà nei cuori di tutte quante le creature, perché scendendo sulla terra il Verbo trovasse non solo in lei all'ennesimo livello operante, ma in tutta la terra la sua Divina Volontà. E cosa succede? Una volta che tutto fu fatto con lei, si mise a disposizione Gesù di tutti in modo, questo lo sappiamo, qualche giorno fa la Chiesa ha celebrato la Pentecoste, no? Proprio nella Pentecoste abbiamo il punto di arrivo di questo processo, no? Quindi l'incarnazione compiuta, l'opera della redenzione compiuta, che culmina nella passione, morte e risurrezione di Gesù, e
i 40 giorni di tempo prima dell'ascensione per confermare tutti sulla realtà della sua risurrezione, l'ascensione al cielo e poi la novena di preparazione e l'inizio della missione della Chiesa che non è altro che rendere pubblico e disponibile a tutti e comunicare in maniera efficace attraverso i sacramenti soprattutto l'opera della redenzione. Da quel momento, sul mandato di Gesù, andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo ad ogni creatura. Chiunque vuole può essere battezzato e può prendere tutti i beni della redenzione, tutti i sacramenti, tutta la verità che la Chiesa predica. Può chiamare Dio, può pregare Dio chiamandolo Padre e tutte quante le altre cose che sappiamo. Questo per la perfezione con cui la Madonna è vissuta. Come palese da questi scritti, così l'opera della divina volontà è cominciata con una piccola anima, non perché questa sia chissà chi o chissà che cosa, anzi Gesù tante volte dice sono andato a prendere la più piccola, la più derelitta, ma in osservanza di questo principio divino di agire. Terminata la vita terrena di Luisa, ormai 70 anni fa, circa 1947 se non ricordo male, e chi vuole può entrare nel regno del Divino Volere attraverso la conoscenza di queste verità, attraverso la fede e attraverso la pratica. Erano molto dissimili di quando accade quando ci si accosta alla fede divina e cattolica, no? Da una situazione di ignoranza. Ecco, però la cosa che su cui magari ci soffermiamo un pochino è questa immagine del giardino presentata dalla Madonna. Contiene degli spunti di meditazione molto molto importanti. Cioè, noi sappiamo che la metafora dei fiori e dei frutti non sono altro nella letteratura spirituale che le virtù. Ecco. E le opere sante, fiori e frutti. Tante volte Gesù nel Vangelo dice fate frutti, no, ogni albero che meno porta frutto lo taglia, l'albero che porta frutto lo poda perché porti più frutti, no? E nella letteratura spirituale, mistica, basta leggere, insomma, i fiori sono tutti quanti allegorie delle virtù, no? Le violette della penitenza, la rosa della carità, poi non me ne ricordo adesso tutte le cose che si vedono in giro, le margherite, no, sono tutte quante metafore che prendono insomma qualcosa come tipico nei procedimenti allegorici. Dalla conformazione, dalle caratteristiche, ecco, di un fiore, dal colore, dalle altre cose, per andare poi a individuarne una simbologia morale, ecco, da applicare quasi esclusivamente alle virtù, no? Ecco, qui la Madonna dice una cosa molto importante, che è una cosa tipica. E scritti della mia volontà. E attraverso quell'immagine fa anche capire la realtà di molte anime, no? Quasi tutti i giardini sono giardini desolati, quasi vuoti. E se c'è qualche pianticella, sono comunque pianticelle terrestri ed umane. Quel bene è anche umano che si può fare, no? E che possono fare le persone, come dire, come insegna la Chiesa, anche che non abbiano in sé la grazia santificante, se comunque una cosa oggettivamente buona la può fare chiunque, è attestato questo qui, no? Un'opera umanamente buona. Il problema è che anche molti fedeli possono fare opere umanamente buone, certamente quando si fanno con la grazia santificante, oltre che buone, insegna la Chiesa, sono meritorie. Perché meritano un aumento di grazia, perché espiano la colpa, perché impetrano altre grazie per sé e per tutti e perché
danno un maggiore grado di gloria quando si va in paradiso. Questo lo insegna benissimo da Luigi Bonforte nel Trattato della Vera Devozione, no? Ma la Chiesa insegna anche, e anche questo lo ribadisce San Luigi, che le migliori opere compiute dall'uomo sono quantomeno ordinariamente imperfette, quando addirittura non macchiate addirittura di tante altre cose che non funzionano, tipo quando uno con buone intenzioni, d'accordo, compie un'opera per realizzare quelle intenzioni, quindi che funge da mezzo, che non sia secondo la volontà di Dio. Questa è una tecnica di combattimento del demonio ultra verificata, e che sempre applica, specialmente nei confronti delle anime che sono buone, che quindi vogliono crescere nella virtù, no? Quindi, o far fare del bene che Dio non vorrebbe, perché non lo chiede, oppure a quell'anima, oppure far fare del bene con mezzi inadeguati, sbagliati, inadatti, sproporzionati, o addirittura peccaminosi, pur non avvertiti come tali dall'anima interessata. Allora ne consegue che è così, cioè già un'anima che fa queste cose per la situazione, diciamo, di decadenza dell'uomo, e c'è tanto, insomma, no? Quando una persona tende alla santità, cerca di, attraverso la sua cooperazione volontaria e l'assecondare i processi di purificazione che comunque la grazia costantemente pone in atto, di sfrondare sempre di più, di crescere sempre di più, ma anche la migliore delle opere, anche fatta da un santo, quindi voluta da Dio, fatta con mezzi buoni, rimane comunque un'opera di un uomo, animato dalla grazia santificante, e come sappiamo è un'opera di un uomo, quindi non perfettamente degna di un Dio. Ecco, e qui la Madonna dà questa istruzione fantastica, no? I semi che dobbiamo piantare sono le mie virtù, le mie opere, le mie pene, che contengono, lei dice, il germe del Fiat Supremo, del Fiat Voluntas Tua. Non ci fu cosa che io feci che non contenesse questo germe della volontà di Dio. Continua, mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla anziché operare o soffrire senza questo germe. E tutta la mia gloria, la dignità di madre, l'altezza di regina, la supremazia su tutto mi veniva da questo germe. Ora, che cos'è questo germe? Numero uno, la Madonna dice: mi sarei piuttosto contentata di non fare nulla anziché operare o soffrire senza questo germe. Allora, nella divina volontà ci sono sempre due, anche qui sono cose che si ripetono, ma è bene ripetere. Ci sono sempre alcune cose da ponderare. La Madonna sta dicendo, numero uno, che lei non ha fatto nulla che non fosse anzitutto volontà di Dio. Non ha detto una parola, non ha avuto un pensiero, non ha compiuto un'azione che non fosse voluta da Dio, anzitutto. E qui entra in campo il processo di continuo e graduale discernimento che si impara a vivere nella divina volontà, che è un regno per uomini e per donne libere. Non ci sono i prontuari, come dire, come era per gli antichi nostri fratelli ebrei, che con la scusa del giustissimo e fondato, diciamo, come opera la volontà umana, zelo di fare in tutto la volontà di Dio, questa storia, questo qui, al decalogo dell'antica alleanza avevano aggiunto altri oltre 600 precetti. Sappiamo benissimo che i precetti, quindi la famosa vita della legge di cui parla San Paolo, che rende schiavi, erano i 613 precetti che nelle intenzioni di chi piano piano li andò formulando erano delle indicazioni pratiche per vivere con perfezione i 10 comandamenti. Ma Gesù
nel Vangelo poi spiegò che attraverso questo proliferare di leggi, di leggi, di leggi, non ti lavi le mani senza lavarti fino ai gomiti, tutte queste cose qui, non solo che non avevano affatto garantito l'osservanza del decalogo, ma l'avevano stravolta. Che avevano sostituito, come Gesù dice, i precetti umani alla legge di Dio, insegnate dottrine che sono precetti del nulla, ciechi e guide di ciechi, filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Allora, vivere nella divina volontà non vuol dire, come dire, avere un prontuario di leggi, come dire, dettagliatissime che ti prevedano tutte quante le situazioni, che cosa fare in questo, in questo, in questo, in questo. È impossibile una cosa di questo genere. Ma San Giacomo dice, vedete come la vita nella divina volontà è sempre biblicamente radicata, che noi viviamo sotto una legge perfetta, che la chiama la legge della libertà. San Paolo, con tutta la sua polemica contro l'altra legge, tra virgolette, dice: noi stiamo sotto la legge dello spirito. Che significa? Significa che, ovviamente, fermo restando il sacrosanto decalogo che Gesù ha ribadito, più tutte quante le virtù evangeliche di cui parla nel Vangelo, noi dobbiamo imparare ad ascoltare nel nostro cuore la voce dello Spirito che parla e che ci guida. Istante per istante, se noi vogliamo imparare ad ascoltare la sua voce. Ma per fare questo bisogna imparare a frenare i nostri impeti, i ragionamenti dell'amor proprio, come li chiamavano già gli asceti, o i ragionamenti comunque secondo il mondo, e vivere una vita di interiorità. Questa è una cosa che si fa gradualmente, d'accordo? Bisogna cominciare a farla, agendo sempre con calma, quindi, perché la precipitazione, la fretta, non è mai, no? Ecco. E soprattutto imparando a mantenere connessi i fili con lo spirito. Questa è una cosa che piano piano si realizza. E possiamo e dobbiamo sperare che giunga, ma questo lo scrive già San Paolo. Ad una certa perfezione, tutti coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. E noi non abbiamo ricevuto uno spirito da servi, da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito, figli adottivi, che grida: Abba, Padre. Nel rito romano antico saremmo stati nell'ottava di Pentecoste, no? Si celebrava l'ottava un tempo, cioè che è come l'ottava di Pasqua, che è una prolungazione della festa di Pentecoste, proprio per far comprendere quanto sia importante questa vita nello spirito. Perché una sofferenza che Dio non ti chiede, ai suoi occhi non vale nulla. Un'opera buona, inopportuna, che non è chiesta a te o non è chiesta in questo momento, o in questa modalità o in questa forma, agli occhi di Dio non vale nulla. Non vale nulla, perché dove c'è la nostra volontà, ma questo lo insegna già l'ascetica, le opere sono piccole e possono addirittura perdere completamente il valore e può addirittura essere che siano talmente stravolte che Dio si giri dall'altra parte. Questo non lo dice soltanto lui negli scritti, lo dice anche Gesù nel Vangelo, no? Quando parla delle opere anche sante fatte con il sottile fine umano di essere ritenuti santi o di farsi vedere, che le distrugge. Quindi, secondo passaggio, sempre chiedermi perché e per chi io sto operando, sempre, sempre, perché e per chi. Se Gesù agirebbe in questo modo o se Maria agirebbe in questo modo, in questa situazione, sempre. E poi, certo, c'è l'atto preventivo, ma questo più si fa e meglio è. Si tratta di moltiplicare nella giornata gli atti di fusione e gli atti attuali. Perché? Dice anche una bella preghiera liturgica della Chiesa, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Anche la preghiera della Chiesa, insomma, come dire, è un prodromo
è una prefigurazione forse non troppo consapevole, ma chiarissima della vita nella divina volontà. Cioè io non voglio che nessuna operazione in me, neanche quelle inconsce, ecco, abbiano me come principio di origine, ma abbiano sempre la divina volontà e siano sempre fuse con il cuore immacolato di Maria che eserciti su di esse quella sua azione purificatrice continua che le rende belle e degne, ecco, di essere fatte proprie, fuse quindi, con la volontà divina operante nella creatura. Allora sì, questa è una vita chiaramente che si impara piano piano, in cui si cresce, ma è una vita perfettamente felice, perché tende a quella perfezione già ampiamente raccomandata ed esortata da Gesù nel Vangelo. Ha detto: lui siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, non Luisa, e nella quale non si tratta di essere Superman o supereroi, ecco, o fare, ecco, i super santi. Si tratta di vivere già in questo mondo attraverso questa profondissima unione con Dio, una prefigurazione, quindi una sorta di anticipazione, una sorta di preludio della vita beata, perché beati vivono del fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. E chiediamo alla Madonna che a questa vita ci aiuti a tendere e ci insegni a viverla. Volgiamo lo sguardo su di te, Santa Vergine Maria, soprattutto alla luce di quello che abbiamo meditato su quest'ultimo scritto. Vogliamo vivere come te e imparare da te a non fare cosa che non contenga il germe della divina volontà, e piuttosto che operare, agire o anche soffrire fuori del fiat, ecco, non fare proprio nulla. Ecco, questo ovviamente è un modo di forte, insomma, di ribadire l'importanza fondamentale di questa divina modalità di agire e di operare. Ecco, aiutaci perché nelle nostre anime si è piantato un giardino degno dell'Altissimo, dei fiori che possa cogliere e odorare, anche per con l'intenzione, ecco, di dare a lui un pochino di ristoro, di sollievo e di consolazione dinanzi a tanta, purtroppo, fetore ammorbante che con suo estremo dolore purtroppo esce da tante parti del mondo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per perdonarti, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.